Ciao a tutti poracci e bentornati sul mio canale. Per festeggiare l'inizio di questa fase 2 ho pensato di fare un'altra rapida raccolta dei giochi gratis disponibili su varie piattaforme. Ho cercato di spaziare il più possibile, in modo da poter accontentare tutti i tipi di giocatori, qualsiasi sia il loro sistema di riferimento. In molti casi si tratta di offerte limitate a tempo, quindi prima di iniziare con la lista il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video e di non lasciarvi sfuggire nessuna offerta. Iniziamo! Partiamo dalla Nintendo Switch, che come è successo il mese scorso per ARMS, presenta sul suo eShop una demo a tempo che vi consiglio assolutamente di provare. Si tratta di Splatoon 2, forse il miglior gioco multiplayer online targato Nintendo, disponibile in prova gratuita fino al 6 maggio. Il titolo è una sorta di sparatutto in terza persona, dove l'obiettivo dei due team che si fronteggiano non è quello di eliminare gli avversari, ma di imbrattare con il colore della propria squadra quanto più terreno possibile. Si tratta in sostanza di una rivisitazione non violenta del deathmatch, dove non conta tanto più la kill quanto l'abilità strategica di dosare i propri sforzi tra conquista del territorio e scontro diretto con i nemici. Come per tutti i titoli di casa Nintendo, non lasciatevi ingannare dall'estetica, non ci troviamo di fronte a un titolo per bambini, ma un gioco competitivo dinamico, fluido e divertente. Un vero must buy per i possessori della console ibrida anche oggi, nonostante Nintendo non supporti più come prima il gioco. Se ancora non l'avete fatto, quindi correte a provarlo sull'eShop, magari ci si becca in live. Inoltre vi segnalo che verso la fine del mese arriverà Ninjala, che a quanto pare sarà a tutti gli effetti lo Splatoon per poracci. Essendo allo stesso tempo fortemente ispirato a Splatoon 2, e siamo quasi al limite del plagio, ed anche un free to play. Passiamo ora su PC con due giochi gratis molto interessanti. Su Steam abbiamo in prova gratuita fino al 7 maggio Mafia 3. Avete tutto il tempo necessario per scaricare, giocare e finirvi l'ultimo gioco della trilogia dedicata alla malavita italo-americana, l'episodio meno riuscito dei tre sicuramente, ma forse criticato in modo troppo eccessivo alla sua uscita. Ora che è gratis non ci sono più scuse e la prova è quasi d'obbligo. Uscito nel 2016, l'action adventure è ambientato negli anni 60 in una controparte fittizia di New Orleans e vede il protagonista, Lincoln Clay, prendere parte alle guerre intestine che vedevano coinvolte le varie famiglie locali dell'epoca. La narrativa ricrea fedelmente il contesto del periodo, inscenando un grande affresco del sud degli Stati Uniti d'America, dilaniati da tensioni razziali e sociali. Sebbene il titolo abbia venduto bene, l'open world di Hangar 13 era afflitto da numerose criticità tecniche che compromettevano le varie sezioni di gameplay. Ora che sono state in parte risolte e che il titolo è disponibile gratuitamente per un periodo limitato, direi che è il momento giusto per dare una chance a Mafia 3. Sempre su PC, ma questa volta su Epic Games Store, abbiamo gratuito Amnesia The Dark Descent. Basterà scaricarlo entro il 7 maggio per averlo aggiunto alla propria libreria senza limiti di tempo. In questo caso parliamo di un survival horror che ha perfezionato il filone delle avventure in prima persona avviato con Penumbra, sempre ad opera di Frictional Games. Anche in questo caso Amnesia è un videogioco fortemente incentrato sull'esplorazione e sull'interazione ambientale piuttosto che sul combattimento. Oltre che alla risoluzione di enigmi incentrati sulla fisica, Amnesia viene ricordato per la sua interessante meccanica della sanità mentale, che richiedeva al giocatore una maggiore attenzione durante le fasi stealth, dato che le zone d'ombra stesse, di solito il rifugio sicuro per eccellenza, facevano diminuire la sanità del protagonista, provocando allucinazioni fino a paralizzarlo completamente. Sebbene siano passati un po' di anni dalla sua uscita, Amnesia è un gioco godibilissimo ancora oggi e in previsione del sequel di prossima uscita, adesso è il momento perfetto per rigiocarlo. Ma fermi tutti, fino al 5 maggio, sempre su PC, sono tornate attive contemporaneamente tutte le offerte proposte le scorse settimane sul launcher di Ubisoft, ovvero Uplay. Quindi, se ve li siete lasciati sfuggire in precedenza, vi potete accaparrare a gratis tre, lasciatemelo dire, gioconi nei loro rispettivi generi. Assassin's Creed 2, per molti quanto di meglio la saga degli assassini abbia mai offerto, Rayman Legends, uno dei migliori esponenti dei platform 2D degli ultimi anni, e Child of Light, un bellissimo omaggio a JRPG di vecchio stampo. Stavolta non avete scuse per farveli sfuggire. E finiamo con le console. Se stranamente questo mese non siete rimasti troppo soddisfatti dall'offerta del Plus e del Gold, chi lo avrebbe mai detto? Beh,
ho un piccolo contentino per voi. Sia per PS4 che Xbox One si può scaricare gratuitamente Pac-Man Championship Edition 2. La mascotte di Namco non ha certo bisogno di introduzioni e in questa versione aggiornata dello storico arcade vi potete aspettare di trovare il classico gameplay della palla gialla divora fantasmi aggiornato per incontrare i gusti del pubblico di oggi, tra meccaniche inedite come quella del salto e la modalità avventura con livelli ad obiettivi e anche boss da affrontare. Pac-Man Championship Edition 2 è una piacevole variazione di un grande classico e visto che è gratis, perché non approfittarne? Per usufruire dell'offerta avete tempo fino al 10 maggio. E qui si concludono i miei consigli. Mi raccomando poracci, fatemi sapere nei commenti quali di questi giochi recupererete e se ci sono altri titoli di cui consigliate il download. Lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, fase 2, ciao!